Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4, potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre, se volete, potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games, OrcuVerdeGamer12, scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games, avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games estende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti ragazzi, sono OrcuVerde. In questo video volevo informarvi riguardo il possibile tema della prossima stagione di Fortnite, ovvero la stagione 8. Prima di iniziare vi invito a tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollicione in su bomba e seguirmi sui social. Pagina Facebook, Instagram e canale Telegram. E se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme. Trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Poco fa mi è venuta in mente questa teoria che riguarda il possibile tema della prossima stagione di Fortnite, ovvero la stagione 8, e dato che secondo me questa teoria rispecchia molto quello che potrebbe accadere nella stagione 8, collegando il tutto con la fine della stagione 7, ho pensato bene di caricare questo video a riguardo. Secondo questa mia teoria, il possibile tema della stagione 8 presto in arrivo su Fortnite potrebbe essere un tema acquatico per diversi motivi. Prima di tutto perché il ghiaccio presente nella mappa si sta sciogliendo e il ghiaccio rimanente prima o poi dovrà pure sciogliersi, diventando poi così acqua, dove probabilmente quest'acqua colpirà alcune città presenti nella mappa, forse anche grazie ai terremoti presenti tuttora dell'evento di Fortnite. E chi lo sa, magari queste scosse di terremoto provocheranno inondazioni, potendo anche pensare ad una provocazione di uno tsunami che potrebbe distruggere i luoghi e città presenti nel bordo della mappa, come ad esempio spiagge Snob. E oltre a questo, sempre rimanendo nel tema acquatico, Epic Games il 27 dicembre 2018 nel negozio oggetti ha reso disponibile per l'acquisto la skin pesce secco, contando anche il fatto che attualmente su Fortnite, oltre alla skin pesce secco insieme al suo set, sono presenti altri 5 oggetti che riguardano il tema acquatico, che sarebbero la skin Biascico SR, poi il deltaplano Biascico Laser, lo strumento di raccolta Biascico JR, lo spray Biascico e l'emote agganciato. Inoltre ragazzi, sono andato anche a pensare che tutte le persone nate tra il 20 febbraio al 19 marzo sono pesce come segno zodiacale. La stagione 8 su Fortnite inizierà proprio alla fine di questo mese, alla fine di febbraio, per cui secondo me sarebbe il momento perfetto per credere veramente che il possibile tema della prossima stagione della stagione 8 di Fortnite sarà proprio un tema acquatico. Nonostante tutto però, il tema acquatico non potrebbe essere l'unico tema a cui pensare che potrebbe riguardare la stagione 8, in quanto, se vi ricordate, un po' di settimane fa, sotto il ghiacciaio del castello di Picco Polare sono state trovate delle uova. E riguardo questo, secondo me potrebbe rivelarsi un tema fantasy oppure medievale. Molti sostenevano che quelle uova fossero di un drago. Potrebbe essere, ma potrebbe anche essere che quelle uova appartengono ad un animale marino. Per cui vedete bene che la mia teoria si aggira sempre intorno al tema acquatico, che secondo me potrebbe essere veramente il tema della stagione 8. E niente ragazzi, fatemi sapere nei commenti sotto questo video che cosa ne pensate voi di questa mia teoria riguardo la stagione 8 presto in arrivo su Fortnite. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione, e da OrcuVerde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!